Dal Vangelo di Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Sorelle e fratelli carissimi, buona e santa Pasqua di vera risurrezione. La buona novella di questo giorno di Pasqua vi raggiunge da una delle cappelle laterali della chiesa di Santa Maria Maggiore in Lanciano, dove è custodita durante tutto l'anno la statua del risorto che vedete alle mie spalle e che proprio la mattina di Pasqua verrà portata davanti alla cattedrale, dove si incontrerà con sua madre Maria e con Giovanni, colui che la tradizione ha sempre identificato nel discepolo che Gesù più amava. Santa Maria Maggiore è stata riaperta al culto da pochissimi giorni in una sua parte, quella più antica, quella romanico-gotica. Questa cappella si trova nella parte rinascimentale della chiesa, che vedrà un restauro nei prossimi anni. Siamo a Pasqua e la Pasqua è ciò che cambia la storia delle persone, la Pasqua è ciò che cambia la storia dell'uomo, perché la Pasqua dà la risposta alla domanda più importante che ogni uomo, ogni donna, ogni creatura si pone dal momento stesso che comincia a vivere sulla terra. Ma io sono destinato a una morte per sempre o sono chiamato a risorgere, ad avere una vita nuova? È l'interrogativo che tutti si sono posti, come già accennavo, fin dall'inizio dei tempi. E a questo interrogativo gli antichi hanno tentato di rispondere con i loro miti, dai quali però si evince semplicemente una cosa: gli dèi, quando hanno creato l'uomo, all'uomo hanno dato la mortalità, la vita se la sono tenuta per sé. Anche le pagine della Bibbia, però, nell'Antico Testamento, per la loro maggior parte, ci indicano una riflessione simile. Salomone, nel primo libro delle Cronache, in una preghiera che lui rivolge al Signore, dice: «Signore, gli uomini sulla terra sono come ombra che passa». E il libro del Coelet è ancora più brusco, ancora più immediato. Dice le cose con ancora maggiore sfacciataggine e dice che sulla terra l'uomo e le altre creature viventi hanno tutti un unico destino, la morte, perché l'uomo e ogni creatura è Ebel, è un soffio, è vapore che sparisce al primo sole. Non c'è quindi speranza per la maggior parte del pensiero antico. Non c'è quindi speranza per la prima parte della storia della salvezza, quando i credenti ancora non avevano incontrato il Signore risorto.
Del resto, anche i filosofi più grandi della Grecia, da Socrate a Platone, non sapevano dare una risposta al problema della morte, che avevano risolto dicendo: muore il corpo, l'anima è immortale. Quindi la morte è una liberazione per l'anima che in questo modo viene sciolta dal corpo. Nessuna di queste risposte però era soddisfacente. Quando si comincia ad intuire che ci può essere una risposta soddisfacente al problema, alla domanda, all'enigma che pone la morte? Quando non si è affrontata la morte semplicemente con l'intelligenza, ma quando si è affrontata la morte con il cuore, passando attraverso la logica dell'amore. C'è un salmo, il Salmo 16, che ci apre una prospettiva, ci indica una strada. L'orante, il credente in preghiera davanti al Signore, nella sua tarda età dice a Dio: Signore, io e te per tutta la vita ci siamo amati. Io e te siamo stati innamorati per tutta la nostra esistenza. Tu non puoi permettere che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi indicherai il sentiero della vita. Cioè, tu non puoi permettere che io resti per sempre nel sepolcro. Tu dalla tomba mi farai uscire, perché io, dice il credente nella preghiera del Salmo, non posso stare senza di te, ma nemmeno tu puoi stare senza di me. È nella logica dell'amore che si comincia a intravedere la soluzione della morte. Perché, come dice un filosofo francese dell'altro secolo, dire a una persona ti amo significa dirgli tu non morirai. Però questo si può comprendere bene soltanto alla luce della Pasqua. Infatti anche Giuseppe d'Arimatea, anche Nicodemo, anche le pie donne, anche Giovanni, il discepolo che Gesù più amava, la sera del Venerdì Santo erano nel buio più totale. Come il Coelet, anche loro probabilmente dicevano dentro se stessi: davvero non c'è differenza, non solo fra l'uomo e le altre creature, ma neanche all'interno dell'umanità, il giusto e l'empio, chi ha creduto e chi non ha creduto, chi ha fatto il bene e chi non lo ha fatto, hanno tutti un unico destino, la tomba. Ma la notte di Pasqua e la mattina di Pasqua che noi stiamo vivendo ci dicono tutt'altro. Era ancora buio nel loro cuore ed era buio nel cuore delle donne quando al mattino di Pasqua cominciarono presto ad andare verso il sepolcro. Cominciava a farsi chiaro, ma era ancora notte. E il simbolo della notte è quello della incomprensione. Il simbolo della notte è quello che ti impedisce di vedere perché non sei nella logica dell'amore, non sei nella logica di Dio. Giuda, infatti, ci dice il Vangelo di Giovanni, quando esce dalla stanza al piano superiore la sera del Giovedì Santo durante l'ultima cena per andare a consegnare Gesù a coloro che lo volevano uccidere, ci dice il Vangelo di Giovanni che era notte materialmente, ma era notte nel suo cuore, era notte fisicamente la mattina di Pasqua, perché il giorno ancora non era del tutto iniziato, ma si cominciava ad intravedere la luce, quella luce che pian piano ha cominciato ad entrare nel cuore delle donne che si recavano al sepolcro. Al contrario degli altri Vangeli di Matteo, Marco e Luca, che parlano di un gruppo di donne che vanno al sepolcro, il Vangelo di Giovanni ci presenta la sola Maria Maddalena che va al sepolcro. Ma il suo parlare, a volte alla prima persona plurale, ci fa capire che forse non era sola.
Comunque Maria Maddalena va al sepolcro e quando arriva lì vede che la pietra era stata spostata. Non entra nemmeno e dice: hanno rubato il corpo del maestro. E subito corre verso la comunità, perché le relazioni con Gesù non possono essere vissute né nella gioia né nella sofferenza esclusivamente in modo individuale e personale. Devono essere condivise con la Chiesa, devono essere condivise con la comunità. Lì dove erano i discepoli, Maria Maddalena trova Pietro e trova il discepolo che Gesù più amava, Giovanni, e dice loro: hanno portato via il Signore e non so dove lo hanno posto. Immediatamente anche gli altri due cominciano a correre verso il sepolcro. Giovanni è più giovane, forse ama ancora di più di Pietro il Signore Gesù e arriva prima, ma attende che arrivi anche Pietro. Guarda dall'esterno, vede i teli, vede il sudario, ma non entra. Ed è bellissimo vedere lo spettacolo di questa chiesa che si sta formando, in cui un fratello aspetta l'altro fratello, in cui le donne fanno riferimento agli uomini e gli uomini fanno riferimento alle donne. Nella chiesa davvero c'è posto per tutti. La chiesa è davvero una comunità, la Chiesa è davvero sinodale, come questo periodo ci sta ricordando continuamente. Chi potrebbe rappresentare Maria Maddalena? Maria Maddalena potrebbe rappresentare coloro che di fronte alla morte dicono: non c'è più niente, tutto finisce qui. Chi potrebbe rappresentare Pietro? Coloro che davanti alla morte cominciano ad interrogarsi: ma davvero è tutto finito? Non può essere quello che stiamo vedendo con gli occhi del corpo, qualcosa ci deve pur stare, ma non sono capaci di andare oltre. Chi potrebbe rappresentare Giovanni, il discepolo che Gesù più amava? Coloro che non si fermano all'esteriorità, al semplice vedere del corpo, coloro che non si fermano alle prime domande che sorgono nella nostra mente, ma che fanno un ulteriore passo, che vedono altro, che vanno oltre, mettono in gioco il loro cuore, mettono in gioco la loro fede e iniziano a credere. Noi dobbiamo scegliere quale di questi tre personaggi vogliamo interpretare, se Maria Maddalena, Pietro o Giovanni. Maria Maddalena era una discepola molto nota all'interno del gruppo di coloro che seguivano il Signore ed era molto nota anche nella prima comunità cristiana. Di essa il Vangelo comincia a parlarci al capitolo 8 di Luca, quando insieme con un altro gruppo di donne, di alcune delle quali si fa il nome, lei viene nominata per prima. E la sua sfortuna è stata quella di essere stata confusa con Maria di Betania, la sorella di Marta e di Lazzaro, e con la peccatrice di cui Luca aveva parlato al capitolo 7, immediatamente prima che desse le notizie di Maddalena e delle altre donne che seguivano il Signore. Questo ci ha fatto pensare che, avendo Gesù scacciato da lei 7 demoni, significava che lei facesse una vita poco di buono, una vita dissoluta. Ma tutto questo non è la realtà, non è la verità. Maddalena non c'entra niente con Maria di Betania e con la peccatrice del capitolo 7. E i 7 demoni che Gesù scaccia dal suo cuore sono il segno di una vita che era frammentata, che non aveva trovato ancora la direzione giusta, che non si era unificata di fronte a un centro, di fronte a un cuore. Quel cuore che lei trova in Gesù, quel cuore che è espresso dal suo rapporto d'amore
con Gesù, nel quale non c'è nulla di erotico, ma è l'immagine che la Bibbia utilizza per farci comprendere in che modo bisogna rapportarsi a Gesù. Magari di me e di voi, fratelli e sorelle, la gente potesse dire che siamo innamorati di Gesù, che si vede che amiamo Gesù più della nostra stessa vita. Del resto, la categoria dell'innamoramento, la categoria della sponsalità è presente nella Bibbia in tantissime pagine, dal profeta Osea in avanti, in modo particolare nel Cantico dei Cantici, di cui Maria Maddalena sembra impersonare la protagonista, come nel Cantico dei Cantici. L'innamorata va in cerca del suo diletto di giorno e di notte e dopo aver vagato di qua e di là, dopo molte peripezie, finalmente lo ritrova e lo abbraccia, così fa Maria Maddalena. Vaga durante la notte, ma al mattino è lì, davanti alla tomba del suo diletto, davanti alla tomba del suo sposo, in attesa di poterlo abbracciare. Del resto anche lo stesso evangelista Giovanni parla del Battista come l'amico dello sposo, presenta Gesù che compie il suo primo segno, il suo primo miracolo alle nozze di Cana e Gesù stesso lo presenta come lo sposo. Pietro è colui che fa fatica a credere, è colui che si pone mille domande, colui però che non si ferma al primo ostacolo, che non si ferma alla prima evidenza. Hanno tolto la pietra, hanno rubato Gesù. No, Pietro entra e vede che la sindone, il lenzuolo nel quale Gesù era stato avvolto, si è come afflosciata e il sudario che avvolgeva il capo di Gesù ha mantenuto la forma della testa di Gesù, senza che però Gesù fosse dentro. E nessun ladro avrebbe potuto lasciare il lenzuolo e il sudario in quel modo. Del resto nessun ladro avrebbe perso tempo a liberare Gesù dal lenzuolo e dal sudario per portarselo via. Lo avrebbe portato via così com'era e avrebbe gettato in un secondo tempo il sudario e la sindone. Quindi Pietro dice: sicuramente il Signore non è stato rubato, ma non è capace di andare oltre. Giovanni, il discepolo più amato, vede le stesse cose di Pietro, ma è capace pian piano di andare oltre. Il testo ci dice credette, ma l'originale è più espressivo, dice cominciò a credere. Infatti non è lui il primo a dire il Signore è risorto e ad annunciarlo a tutti. È Maria Maddalena che inizialmente si era fermata all'esterno, ma che poi sperimenta l'incontro con il Signore Gesù e immediatamente va ancora dalla comunità, dalla Chiesa, a dire il Signore è risorto, io l'ho incontrato. E per questo viene chiamata l'Apostola degli Apostoli. Ora, noi non possiamo evadere questa domanda, non possiamo evadere la domanda della morte, non possiamo evadere la domanda della Pasqua. Se di fronte alla morte noi rispondiamo con la Pasqua, dobbiamo scegliere fra i tre personaggi chi vogliamo essere. Vedere solo con gli occhi del nostro corpo? Saremo la Maddalena nel primo momento della sua esperienza. Vedere con gli occhi del nostro corpo, ma far lavorare anche il cervello e porci domande come ha fatto Pietro? Oppure, come Giovanni, vedere con gli occhi del corpo, porci le domande nella testa, ma saper andare oltre con il cuore e con l'anima? Perché la Pasqua sia di vera risurrezione, dobbiamo essere capaci, come Giovanni, di fare questo passo ulteriore. Esso sarà espressivo della nostra vicinanza a Gesù,
Infatti Giovanni è fra i primi discepoli che Gesù chiama, è presente a fianco a Gesù durante l'ultima cena, è l'unico insieme con le donne sotto la croce ed è insieme con Pietro e Maria Maddalena anche al sepolcro. E sarà colui che nell'ultimo capitolo del Vangelo dirà sulla spiaggia del lago di Tiberiade a Pietro e agli altri suoi compagni: è il Signore colui che sta sulla spiaggia. Aveva capito la lezione di Maria Maddalena, l'aveva fatta propria ed è anche lui diventato annunciatore e testimone della risurrezione. Comprendiamo anche noi l'esperienza, la vita di Maria Maddalena, di Pietro e di Giovanni e con loro, insieme a tutta la comunità, diventiamo annunciatori e testimoni a tutta l'umanità che la morte è parola penultima, che la morte non ha l'ultima parola sulla nostra esperienza, perché il Signore è risorto ed Egli è il Dio dei vivi, non dei morti. E noi con Lui siamo vivi perché abbiamo la vita dell'Eterno. Ancora auguri a tutti.